Distrofia di Ulrich, un farmaco efficace nel modello animale, funziona anche su cellule umane. Autismo, passi avanti verso la scoperta delle cause. Leucodistrofia metacromatica, imminente la sperimentazione terapeutica sull'uomo. Identificata una proteina che modella i cromosomi. Nel 2007, altri 3 bambini salvati da una grave immunodeficienza. E questo traguardo si avvicina anche per altre terribili malattie. I ricercatori Telethon hanno fatto importanti passi in avanti, ma questa è una strada che richiede enorme impegno e molti fondi. È per questo che è indispensabile il contributo di tutti. Io sto con Telethon. Ovviamente anch'io. E tu? Rai e Telethon insieme il 14, 15 e 16 dicembre. Al Teatro dell'Auditorium del Foro Italico in Roma, la RAI, Radio Televisione Italiana, ha il piacere di presentare il film più bello mai scritto, la storia del gene contro il male, del passato contro il futuro, dove tutti, ma proprio tutti, più che attori sono donatori. Nello splendore del 35 mm, Telethon, il film della ricerca. Allora, è tutto pronto? Sì, siamo... tutto, set, maestranze, talenti e soprattutto geni. Benissimo, allora, motore, check in campo. Telethon 2007, il film della ricerca, prima... Azione! Si apre il centro di Telethon, il cuore, che è l'auditorium proprio qui a Roma. E siamo a 10, il numero dei bambini salvati in 17 anni. Un grande orgoglio per tutti noi, la gioia di risultati che valgono vite intere. Gli ultimi 3 bambini salvati si chiamano Luca, Sasu ed Enrico e sono bambini a cui Telethon, la ricerca, ma voi da casa soprattutto, avete dato una speranza che ormai è diventata certezza. Ma ce ne sono tanti altri da salvare, altri che aspettano una risposta, un aiuto vero, un aiuto concreto per trovare quel pezzo di ricambio, quell'ingranaggio da poter sostituire al pezzo che non funziona, per riaccendere il motore e per far ripartire l'azione. Allora, lo sapete che in questo momento ci sono centinaia di ricercatori che sono all'opera e ogni piccolo passo che loro fanno avanti, beh, potrebbe essere il momento decisivo per dare una svolta alla ricerca. E allora il nostro compito è quello di non far mancare ossigeno e benzina alla ricerca. È un dovere per tutti noi. Ma è anche e soprattutto un regalo che facciamo a noi stessi, al nostro futuro e anche a quello dei nostri figli. E allora, perché la ricerca sia il film più bello che sia mai stato scritto, perché si possa fare davvero tutti la nostra parte, vi chiederemo di aprire il cuore e di donare, donare, donare. Lo farà Fabrizio Fizzi. Lo farà Milly Carlucci. E lo farà la dottoressa Daniela Carosio, direttore centrale comunicazione delle ferrovie. Buongiorno, benvenuta. La nostra Ilaria Cecchini. Buongiorno. Sì, venga, venga qua, dottoressa. Ben arrivata. Intanto un'occhiata al volo. Guardate come stiamo procedendo in modo straordinario. Allora, 1.719 riusciremo sicuramente, lo speriamo, grazie ai nostri telespettatori che sostengono Telethon dalle 6.40, siamo in onda e davvero stiamo raggiungendo ottimi risultati. Luca. Allora, la vostra partecipazione, emozioni, concretezza, ci dica allora. Beh, intanto è un appuntamento importante che noi ripetiamo da 18 anni, è un appuntamento fisso, quindi ormai è diventato fondamentale. Perché lo facciamo? Ferrovie dello Stato si impegna in maniera concreta per sostenere lo sviluppo della ricerca italiana, lo fa veramente credendoci con tutte le persone che ne fanno parte, che fanno parte di questo gruppo. È importante per noi essere accanto a Telethon in questo progetto, proprio per dare un contributo fattivo ai risultati della ricerca, e lo facciamo perché vogliamo aiutare, supportare la ricerca per la salute, per gravi problemi di salute e in particolar modo per quella parte della popolazione che è più cara a noi tutti, che sono i bambini. Un simpatico questo filmato per vedere alcuni viaggiatori che devono fare il biglietto, vediamo che cosa capita loro. Ok. Oggi alla stazione Ostiense di Roma, il gruppo Ferrovie dello Stato, per raccogliere le donazioni in favore di Telethon, farà utilizzare agli ignari viaggiatori una finta macchinetta a comando vocale.
riusciranno a fare il biglietto parlando con un computer dispettoso? Buongiorno. Biglietteria, comando vocale di Trenitalia. Dire a voce alta destinazione scelta. Grosseto. Destinazione scelta Grosseto? Sì. Biglietto singolo o di gruppo? Singolo. Come mai? Come mai? Lei è molto carina, dovrebbe partire in gruppo. Quando vuole partire? Ma cos'è qui? 16. Giorno 16? No. Ore 16. Ma che mi sto più in giro? No. Quanti giorni si ferma? Fiumicino aeroporto. Non è possibile. Prima è possibile, Prima o seconda classe? Come si chiama? Ma come si chiama? La ragazza, non lei. Come intende pagare? Bancomat, carta di credito, contanti. In natura, anzi. Pagamento in natura non consentito. No. Contanti. Con tanti saluti da Teleton. Siete grandi, 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 ma siete ancora più grandi perché siete su una candidate per Teleton e Trenitalia. Questa è una macchina intelligente. È la prima volta che comunico con una pianta, con una macchina, perdono. Non sarà l'ultima, nel futuro sarà sempre così. Non mi piace molto. Ho una mia sensibilità, mi creda. Lo so. Se più tardi vuole fare una chiacchierata, faccia con comodo. Grazie. A tu. Buona giornata. A lei, signore. Benvenuto da Trenitalia. Prego, dire a voce alta destinazione. Fiumicino aeroporto. Destinazione scelta Ciampino aeroporto. Fiumicino aeroporto. Destinazione scelta Fiumicino aeroporto? Sì. Per destinazione corretta battere mani, per destinazione sbagliata dire no. Si avvicini. Orario di partenza, quando vuole partire? 11 e 18. Lei vuole partire alle 11 e 18 di oggi? Sì. Prima o seconda classe? Seconda. Braccino corto. Scegliere posto da 1 a 100. Finestrino corridoio. Finestrino. Perché sta ridendo? Non stiamo mica a pettinare bambole. Selezionare giorno di partenza. Oggi? Fate un sorriso perché siete su lei uno, quindi. Lei è molto carina. Come si chiama? Non ci provare sempre. Benvenuto da Trenitalia. Prego, dire a voce alta destinazione. Montalto di Castro. Si avvicini allo schermo. Dov'è? Obliteratrice? Con gli occhiali vede ben poco. Grazie. Lei come si chiama? Alessandra. Brava Alessandra. Grazie. Lei è con Teleton. Allora, abbiamo fatto una candidate per Teleton, il gruppo Ferrovie dello Stato, quest'anno aiuta Teleton anche come gli altri anni. Qua c'è un ferroviere vero. Eccolo. Stiamo raccogliendo offerte per la ricerca scientifica. Va bene. Nel gioco di squadra con le Ferrovie dello Stato, che come sapete anche loro da tantissimi anni sono in coppia con Teleton, si è stato creato un gioco fantastico che in qualche modo rende interattivo il rapporto col viaggiatore. Ci sono delle macchinette che danno delle risposte proprio in diretta. È una candid straordinaria. Vediamola insieme. Oggi alla stazione Ostiense di Roma, il gruppo Ferrovie dello Stato, per raccogliere le donazioni in favore di Teleton, farà utilizzare agli ignari viaggiatori una finta macchinetta a comando vocale. Riusciranno a fare il biglietto parlando con un computer dispettoso?
comando vocale di Trenitalia. Buongiorno. Dia la voce alta a destinazione. Ancona. Destinazione scelta ancora? Ancona. Lei è studente? No. Lavoratore? No. Casalinga? Pensionato. Pensionato. Casalinga? Pensionato. Pensionato. Casalinga? Pensionato. Bella sciarpa, complimenti. A che ora vuole partire? La mattina 8.30, 9. Non è un po' presto? Selezionare giorno partenza. Oggi, domani, dopodomani. Venerdì. No, giovedì, scusa. Il giovedì è un bel giorno per partire. Grazie. Elaborazione in corso. Sì. Stampa biglietto. Sì. Devo mettere i soldi? Lei intende pagare? Sì. Allora faccia una donazione per Teleton. Grazie. Vuole donare per Teleton? Per la ricerca? No. Viaggiatore e donatore tirchio. Scegliere posto da 1 a 43. Finestrino corridoio. Finestrino. Finestrino fa freddo. Corridoio. Buongiorno, la Dispoli è andata solo. Destinazione scelta, la Dispoli andata solo. Sì. Batte le mani per destinazione corretta. Dire no per destinazione sbagliata. Prego, confermare. Confermo, esatta, la Dispoli. Batte le mani per destinazione corretta. Dire no per destinazione sbagliata. No, è corretta, destinazione corretta. Quando vuole partire? Orario partenza. Attualmente, i soldi, dove li metti i soldi qua? Intanto facciamo il biglietto. Sì. Selezionare il giorno di partenza, oggi? Lei vuole partire oggi? Sì, certo, ora. Il primo treno che c'è vado alla Dispoli, vado a Prato. Lei, buon appetito. Buongiorno, prego, dire a voce alta destinazione. Santa Maria in Trastevere. Destinazione scelta Trastevere? Batte le mani per destinazione corretta. Fare fischio per destinazione. Dove va? Ma ha abbastanza soldi per il biglietto? Sì. Elaborazione in corso. Desidera donare per Teleton? No. Io non sono matto. Sono una macchina preimpostata. E lei è molto carina. Buongiorno. È una candida per Teleton. Eccola là la telecamera. Un sorriso e un saluto per Teleton, Rai 1 e Gruppo Ferrovie dello Stato, che quest'anno... Il gruppo Ferrovie dello Stato aiuta Teleton. Aiuto Teleton. E quindi lei aiuta Teleton e fa un'offerta per Teleton. Dico bene? Quella è mia sorella, ma non parla. Carino, carino. Destinazione. 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 Luogo sconosciuto. Dire a voce alta destinazione. Genova Brignole. Cosa va a fare a Genova Brignole? Lavoro. Prima o seconda classe? Seconda. Viaggiatore tirchio. Scegliere corridoio o finestrino. Siete bravissimi, che sarà Candy sicuro. Fantastico. Ascolta, poi? Vuole fare una chiacchierata? Volentieri. Bel codino, complimenti. Grazie. Lei è studente, lavoratore, casalinga. Spettacolo. Sono... È riuscito a avere informazioni? Un saluto per Rai 1. Anche se genovese, non è tirchio. Ciao, Bibi! La raccolta è stata eccezionale, ma è importante sottolineare che non è finita, perché è possibile donare ancora fino al 6 di gennaio nelle biglietterie e fino al 19 di febbraio nelle biglietterie self-service. Quindi donate, 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 questo è solo un acconto. Grazie, grazie a tutti quanti voi, allora grazie anche per il lavoro che svolgete. Verde è il colore della speranza. Ogni anno su
Sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla commissione medico-scientifica e all'ufficio scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Io parlo di Telethon volentieri. Ecco, io parlo di Telethon e dico, mi raccomando, facciamo uno sforzo perché lo merita. È una cosa importante, è una cosa seria. Diamoci un colpo forte, so che gli italiani sono generosi, dimostriamolo fino in fondo perché è veramente una cosa fondamentale. Abbiamo un bel assegnone, abbiamo superato abbondantemente. Fa quasi da lenzuolo, quindi insomma dobbiamo ringraziare veramente che anche in un anno difficile gli italiani hanno risposto pienamente, abbiamo praticamente raggiunto i risultati dell'anno scorso. Sono 30.163.000 e sta andando ancora il numeratore, quindi ci avviciniamo sempre di più ai. A chi lo do questa signora? Ai 3 e mezzo. A chi lo do? È 30 e mezzo. Alla signora Susanna Agnelli, a lei. Grazie. E la famiglia di Telethon, venite, venite. Alcuni rappresentanti della nobile famiglia di Telethon. Eccoci, Maria Grazia Roncarolo, vicino a te. L'istituto Tiget di San Raffaele di Milano, dove il miracolo della terapia genica è già stato fatto. Volevo dire proprio, fare l'ultima domanda a Fabrizio Del Noce. Una RAI quando è servizio pubblico deve mobilitarsi per cose del genere, perché lì trova la motivazione proprio della sua essenza, della sua istituzione. Sono assolutamente d'accordo e credo che la RAI tutta si sia mobilitata e i risultati si vedono veramente anche in un anno come questo, la gente risponde, l'entusiasmo c'è, ci si immedesima in una malattia così dolorosa, così difficile come la sclerosi e questo credo che sia il risultato più bello. Tutte le malattie che fanno parte appunto delle... nell'ambito di questa patologia purtroppo molto diffusa. E guardate, elogiare i compagni di viaggio di una cosa del genere sembra come una ruffianata, però io vedo dai volti stanchi, quello di Fabrizio che è stanchissimo, sembri verde come e per stiamo superando l'assegno scritto, ecco, sì. Il contatore stiamo andando oltre, stiamo andando oltre 3-2 e di una stacanovista come Milli Carlucci è capace di partire da stasera e continuare ancora. Hai una minaccia, questa è la minaccia. Ringrazio Serena che ci ha fatto compagnia. Grazie per tutta la puntata. Grazie. Bisogna, come diceva giustamente prima fare con Susanna Agnelli, anche Massimo Leofredi, vieni qua che sei capo studente di qua, dai. Pippo, per te. Pippo. Scusa, sai qual è la cosa fantastica? Che sono gli italiani che non si stancano mai di donare, questa è una cosa bellissima. Siamo a 208, grazie, 670. grazie. Cediamo la linea. Grande festa. Grazie per averci aiutato. Grazie per Telethon. Siete straordinari. Nicolò, si continua, vero, a donare tutto il mese. Arrivederci. Grazie.